C'è Pinuccio con noi anche quest'oggi. Buongiorno, parliamo di Natale. Ma tu hai mai provato a fare la pistola dei Ghostbusters, per forza? Che poi sì. Ghostbusters non sembra, ma comunque anche quello, cioè da piccolo è un trauma, perché quello è di fantasmi, capito? Chi si trova i fantasmi? Io, no. Io ridevo invece. Il pupazzo gigante, quello vestito da marinaio, quello era un incubo davvero. Vabbè, pure quello là che domino della Michelin, che era buono, però era verde. Slimer si chiamava, cioè, quello. Comunque la nostra infanzia è stata. Comunque ci segnalano, che ne so, tipo Stare Olio, è vero che ci stanno tutti i film di Stare Olio. Vabbè, Stare Olio, parliamo proprio di grande, altro livello, non questi che stiamo citando noi. E poi c'è qualcuno che scrive, cioè, sarà un errore col T9. Ciao Pinuccio e Jimmy, che dire delle varie puntate di Piedino? Penso Pierino. Vabbè, quello poi Pierino, cioè davvero Alvaro Vitali, ha fatto anche le parodie di alcuni film famosi, tipo Il medico della mutua. Lui fece una cosa del genere, che aveva studiato in Africa, che però avevano un senso quei film, no? Parliamoci chiaro, in quel periodo andavano anche bene. Ma abbiamo al telefono con noi Lulu. Ciao Lulu, che è diminutivo di Luluniana. Come ti chiami? Lucrezia. Perché Lulu? Lucrezia stava male? Mi piace. Così ti piace. E vabbè, ci piace pure a noi. Lulu, e tu a Natale che film? Tu ci hai già segnalato Miracolo sulla 34esima strada. Sì, quello lo danno sempre ormai, cioè è una tradizione. E poi parlaci di altre cose che tu vedi a Natale o fai a Natale che non ti spieghi perché fai solo a Natale. Sinceramente. Di dove sei, Lulu? Di Biceglie, Sì. E perché ridi? Sei di Biceglie e ridi. No, volevo capire. Se di Biceglie, dicevi sinceramente. Spengo la televisione perché non mi piace, sembra le solite cose, ma niente di nuovo. Vabbè, facendo la radio è molto meglio. Oh, brava Lulu. E vabbè, che le prugne le mangi? No, non mi piacciono. Quelle senza noccio. I datteri, quelli secchi, li mangi? No. E ci cosa mangi, Lulu? I sospiri, li mangi i sospiri? No. Vabbè, che cosa mangi? Sono buoni i sospiri. Sono buoni i sospiri. Non posso mangiare niente, purtroppo. Ah, vabbè, ci dispiace. Se è per qualche questione di problemi, non ci senti dispiace. Un po', Lulu, ma i film di fantasia invece ce ne hai segnalato qualcuno? Quale? Il Grinch, per esempio. Oppure La storia infinita, ci dicevi. La storia infinita è bello. Quella ieri sera l'ho visto, 2 puntate. Hai detto puntate? Scusa, hai detto che non ha pitch la televisione. Come si vede? Sorella. Ah, sorella, infatti si vede che sta triste. Lei la guarda da lontano. Lì da lontano, dall'altra stanza, apre la porta. Senti, ma dalla storia infinita che cosa ti colpiva? Che so, le orecchie del cane che volava con le orecchie. Che cosa ti piaceva? E poi non ci sono i cani nella storia infinita. Come no? Come no? C'è il cane enorme. Che non è un cane quello che... È un drago. Ah, è un drago quello. È un drago cane. È un muso del cane, però, capito? Madonna, il cane che vola. Cioè, Jimmy, stai proprio... Comunque mi ha colpito che la bambina... Sì. C'è una bambina deve essere imperatrice, un po' strano. Vabbè che siamo scemi, bambini, però non fino a quel punto. Perché? Che cosa fa? Niente, si parla di questa bambina che è imperatrice, che il suo mondo sta diciamo, sparendo. Perché i bambini nel mondo reale, cioè della Terra... Essendo che sono molto attaccati a videogiochi, televisioni, quelle cose così, non leggono più e quindi non ho più molta fantasia. Però non è il mondo che scompare, è la fantasia che scompare. È giusto, la perché schiaffa Tekiro. È il mondo dell'imperatrice che scompare. Ha ragione, Lulu. Lulu, grazie. Comunque, salutaci Spina, il tuo sindaco. Ricordiamo la città delle rotonde, Biceglie. È vero. Ho fatto pure una piccola di mezzo metro vicino al porto. Buon Natale, vabbè. Buona cena anche se non mangi. Buona visione anche se non vedi. Ascolta Radio Serena pure a Natale. Ciao Lulu. Ciao Lulu. Vabbè, che dire. Tu Sabino, che cosa mangi di leggero la vigilia? Cozze ripiene di capitone, impanate e fritte. Radio Serena. La Puglia è in onda.